parte dall'Università degli Studi di Milano il master di primo livello in fisioterapia cardiorespiratoria e di area critica che si è consorziato con il Dipartimento di Medicina dell'Ateneo di Salerno per dare la possibilità anche qui nel Sud Italia di seguire il corso. Oltre 300 i fisioterapisti che hanno frequentato le precedenti edizioni, come hanno spiegato il direttore del master dell'Università di Milano Mario Nosotti e la coordinatrice Emilia Privitera. Un corso che di anno in anno cresce con altri iscritti che testimonia così l'importanza della formazione. Due università insieme, quella di Salerno e quella di Milano, per un master di altissimo livello sulla fisioterapia cardiorespiratoria. Questo master rappresenta ciò che di meglio può fornire la nostra facoltà di medicina nell'ambito delle nostre attività di docenza e delle nostre expertise per quanto riguarda soprattutto l'approccio negli aspetti di riabilitazione e di fisioterapia. Grazie alla collaborazione che abbiamo adesso instaurato con l'Università di Milano possiamo anche pensare e programmare anche nel futuro ulteriori attività che possono ulteriormente implementare e l'assistenza, ma soprattutto la formazione nei confronti di tutte le attività post laurea, non solo per il nostro territorio, ma anche avanzandole ulteriormente su quelle nazionali. Obiettivi del master: acquisire le competenze nell'ambito della prevenzione, valutazione e trattamento fisioterapico di disfunzioni cardiorespiratorie acute e croniche. È estremamente importante perché una buona conoscenza di quelle che sono le condizioni anatomiche e fisiologiche dell'apparato respiratorio costituiscono una base imprescindibile da cui partire per poter svolgere poi quelle attività fisioterapiche per riabilitare i pazienti affetti da patologie polmonari. L'emergenza Covid ha inoltre reso necessario avere fisioterapisti con competenze specifiche, coinvolgendoli in prima linea al fianco di altre figure professionali per il trattamento di pazienti affetti da infezione da SARS-CoV-2. Attualmente, anche in discorso della post-Covid, con tutta la sintomatologia sia di ordine generale sia di ordine respiratorio, necessitano tutti i pazienti di un lungo percorso riabilitativo. Per cui avere operatori formati per le singole problematiche che riescono a vedere il paziente nella loro totalità è sicuramente qualcosa di importante. Per cui ben venga questo master e cerchiamo di formare dei giovani promettenti per il futuro. Professoressa Calabrese, quanto è importante oggi la formazione specialistica? La formazione specialistica è importantissima, è richiesta anche dalla legge, infatti la legge 43 del 2006 parla del fisioterapista con master universitario come professionista specializzato e noi a Salerno abbiamo da quest'anno una classe del master in riabilitazione cardiorespiratoria e area critica dell'Università degli Studi di Milano. Iniziamo proprio un percorso di alta specialità, visto che abbiamo tutte le risorse umane per poter fare appunto questo percorso insieme, l'alta specialità dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Gerruggi d'Aragona e in Campania l'alta specialità dell'azienda dei Colli. Da quest'anno l'azienda dei Colli di Napoli, grazie alla disponibilità di alcuni docenti, si dedica dunque anche alla formazione per i fisioterapisti iscritti al master. Siamo sicuramente contenti come personale dell'azienda che da quest'anno si sia implementata una modalità addirittura, diciamo così, con una presenza maggiore della nostra professionalità all'interno di questo master, e ci auguriamo che questo continui anche per i prossimi anni.